con questo gioco di parole, una piazza per gli stranieri, una pizza per gli italiani, pizza intesa come una pizza, allora, una pizza per gli italiani a Roma cos'è? Uno schiaffo in faccia, no? Carabella, uno schiaffo in quella è la pizza. Allora, uno la grande manifestazione... Uno schiaffo forte in faccia. Sì. La marcia dei migranti a Milano, 100.000 in corteo, vediamo anche le immagini. Ma cosa avete ottenuto? Lo chiedo agli UDOP dell'associazione Sunugal. Cosa avete ottenuto se non dividere ancora di più la città? Ma cosa abbiamo ottenuto? Secondo me è stata una bellissima giornata che dimostra che Milano, la cittadinanza milanese è pronto per convivere anche con altra gente. Come avete notato, c'erano tutte le associazioni delle famiglie con bambini, quindi non è stata una marcia degli immigrati, è stata una marcia con gli immigranti, con famiglie, associazioni, scuole, università. Questo è la Milano che è reale, non quelle che dicono. È la Milano reale questa, voi che non ci... Io dico solo una cosa, io rispetto tutti quelli che manifestano, però in quella manifestazione ho visto tanta gente di sinistra che ha il portafoglio non pieno di più e che si è permessa di dare delle imbecille liberamente, ad esempio a Matteo Salvini, solo perché non la pensa come loro. Piuttosto che ho visto tanti cartelli sempre contro Salvini, se questa è la Milano che è pronta ad integrarsi, io mi dico preoccupato. Perché se tu che sei a casa mia non rispetti quello che dice uno che qua c'è sempre vissuto... Ma chi è che non rispetta? Con un concetto sbagliato, no, fammi se finire. Si parte sempre con la generalizzazione. Allora, prima hai detto io sono una in cosa, Italia da 25 anni. Tu hai detto anni. Una cosa sbagliata. Le regole, le rispetto. Tu hai detto una cosa sbagliata. Tu le rispetti, molti altri non le rispettano. La maggioranza delle persone rispetta. Secondo me allora, siamo magari prendiamo metà 5 metà. Delinquenti siamo e facciamo metà. Che tutti gli immigrati no, sono... No, non è così, bisogna smettere di fare questa propaganda. Ti sto dicendo che tu prima hai detto due cose non vere e non ho replicato, che... I clandestini non sono negli hotel. Negli hotel ci sono. Ad esempio a Morbegno c'è un hotel. C'è un hotel, vai a informarti se fai il mediatore culturale perché sennò dimostri di non saper fare bene il tuo mestiere. Io gliele faccio vedere dove vivono. Dove vivono? Fammi parlare per favore, non ti ho interrotto. In questa trasmissione si è trattato più di una volta di un problema a Monza, Poletti, quel palazzo nuovo di zecca che è stato messo a disposizione dei clandestini. Quello non è un hotel, ma è un palazzo nuovo di zecca, c'è la nostra gente, ci sono 25.000 milanesi che attendono una casa popolare e qua c'è gente che si permette di dare palazzi nuovi di zecca a quelli che sono arrivati ieri e sono clandestini. Dopodiché finisco, all'interno di quella manifestazione ci sono tante associazioni, ragazzo, tanti di volontari, per l'amor di Dio. Liberi di fare ciò che si vuole. Questi c'erano. Ma dentro lì ci sono anche associazioni che ci mangiano sul business dell'immigrazione. Questo bisogna dirlo. Ma la maggior c'era parte lì, ci signori, mangia sul business e ha fatto un bel passaggio Luca Ricolfi, che è un sociologo non della Lega, ma di sinistra, che ha detto le persone che erano lì, quelli della sinistra con il portafoglio pieno, non è che non conosce i problemi, è che questi problemi non li ha, perché vivono magari in via Monte Napoleone a Milano, non nei quartieri disagiati, degradati, non nelle case popolari. Questi sono totalmente distanti dalla realtà. E allora andare lì a fare questa marcia, io rispetto tutte le marce del mondo, voi magari un po' di meno, non serve a nulla, soprattutto perché quelli che le promuovono non conoscono i problemi dei poveri cristi italiani, lombardi e milanesi. Poi arrivo a Roma. Io rispetto tutte le marce. Allora, si fa sempre questa roba qui, no? Allora, questa manifestazione, lei non c'era, quindi non può dire che c'era gente che col portafoglio pieno. Io c'ero, le associazioni. Roberto Vecchioni che si è permesso di dare dell'imbecille a Salvini, solo perché Salvini ha un'altra idea. Allora, a casa mia questa cosa qua non è giusta. Vai, e se Vecchioni mi rappresenta quelli che sono nelle case popolari, allora non è più la sinistra di una Cecchetti, volta. Non è più la sinistra di una volta. Diop.
Non mi faccia dire Diop. Ma io credo che Salvini, qualsiasi cosa lo si dica, è la moneta che gli torna indietro, perché lui non fa altro che andare in giro a seminare odio, eccetera, eccetera. Sì, ma è la verità. Sì, con il macete in giro. Questa ma manifestazione, ovvio che a qualcuno disturba, a qualcuno non è piaciuto l'idea che ci fosse quella gente a marciare, a qualcuno non è piaciuto che sono scesi in strada più di 100.000 persone. Questa è la realtà. Fatele una marcia contro l'immigrato, vediamo quanto riuscite a portare. Abbiamo lanciato a questo punto ti dico, noi lanciamo una marcia per i nostri poveri. Non provocare, poi voglio vedere quanta gente partecipa alla marcia per i nostri poveri. Voi non dovete fare una marcia per i vostri cittadini. Ma io ti ho detto che la tua marcia te la rispetto, ma non potete andare a dire tu dal Senegal vieni da me a dirmi che devo fare una marcia per i miei cittadini. Credimi, ti rimetto sul primo balcone e ti rimando a casa tua. Me. Ma come ti permetti? Ma non può, ma tu stai mancando di rispetto agli italiani, come ti chiami, Diop? Fai il mediatore culturale, tu non sei più cittadino di me. Mamma mia, ma siete tutti uguali, tutti maleducati. Se ne fosse uno che rispetta quando un altro parla. Io lo amo questo paese, chi vivo ci sta bene. Lei non mi manda da nessuna parte. Sei un maleducato. Io da qui non mi muovo. Sei un maleducato. La mia presenza ti dà fastidio. Sei veramente maleducato. Ma io da qui rimango. Oltre che un mediocre mediatore culturale, sei anche maleducato. Guarda, nella mia vita nessuno me l'ha mai detto del maleducato. Perché l'altra bene, detto da, nel 2016 lei, bene, sono arrivati in Italia. Tu hai detto una cosa chiara. Oddio mio, è zitto un secondo. Non ho capito. Hai detto che non ci sono clandestini negli hotel in Italia. Ora ti do dei dati, guarda, dei dati incontrovertibili. 180.000 sbarchi in Italia nel 2016. Ma lo sappiamo, 60.000 sono spariti immediatamente. Li conosciamo. Allora è inutile gridare. Ah, conosci i numeri? Sai anche che soltanto a 40.000 è stato dato lo status di rifugiato e gli altri 140.000 sono in Italia da clandestini. Inutile, inutile. La clandestinità è un reato. Commettono un reato. Delle proposte concrete. Ce la basta. Date degli argomenti validi, non solo a dire l'immigrazione. Un mediatore mediocre, fatte delle proposte, un gamma educato. Ma di cosa parliamo? Il paese ha bisogno di idee e di proposte. Lo sai, non di seminare odio tra ricchi e poveri, tra i migranti e le altre. Quella marcia questa di è la Milano, realtà. Un cordone di forze dell'ordine intorno, controlli capillari a tappeto e il 90% che era irregolare in quel corteo andava rispedito a casa sua. Ecco, a quel punto la marcia di Milano sarebbe stata utile. Evidentemente no, questa manifestazione ha avuto talmente successo che a qualcuno, insomma, rode, no? Incazzare più di uno. Gli italiani che non hanno niente da gli italiani erano lì a manifestare. No, gli italiani c'erano lì, Vecchioni e Carla Fracci, che prendono un sacco di soldi. Senegal, sono dire, tutti capaci di andare a manifestare quando questi problemi non ce li hanno. La sinistra col portafoglio non pieno, strapieno. Quindi quello c'era. 100.000 persone in manifestazione avevano tutti il portafoglio pieno. 100.000 persone. Ma perché Vecchioni non si occupa anche degli italiani? Ma non diciamo. Perché la Fracci non si occupa degli italiani? Perché Biso non si occupa degli italiani? Ma voi cosa avete perché fatto per gli italiani? Perché tutte quelle associazioni lì non si occupano anche degli cosa italiani? Cosa avete fatto per gli italiani quando eravate al governo? Ma lascia stare. La Lega Nord è stata al governo con Maroni. Stai dicendo un'altra non verità. Non è vero che Salvini non si occupa degli immigrati. Un immigrato regolare che lavora in Italia e fa le tasse ha gli stessi diritti che ho io. Il vostro problema è che per il 90% Roma. Allora, siccome diventa un guazzabuglio, poi manca in tutto questo la voce di Schiappati del PD che è in silenzio, quindi tirerà fuori qualche perla delle sue. Dovete aspettare la pubblicità per sapere cosa uscirà da quella bocca. Allora, Cecchetti stava per dare i numeri, ma prima ancora vorrei sentire l'esponente del PD che dà i numeri, perché senza un esponente del PD che dà i numeri, che trasmissione è? Schiappati. No, dico due cose semplici. Io credo che la manifestazione
come dire, abbia avuto una sua importanza più dal punto di vista culturale. C'è stato un grande momento, una grande festa nel quale persone che hanno storie, origini diverse... Insomma, lei diverse... c'è andato? No, non ci sono perché andato. Perché non c'è andato? Perché avevo i figli e avevo altro da fare. Credo che rappresenti quella che è l'anima di Milano. Milano è sempre stata... Ma Milano è sempre stata accogliente, non c'è bisogno di scendere in piazza. Milano è la storia di Milano, che è una città aperta, internazionale. Credo che Milano però non rappresenti l'Italia. Credo che oggi Milano, come dire, sia un'avanguardia, ma che il resto del paese... su questa posizione, su queste cose, abbia posizioni molto diverse. Da parte mia la mia posizione è molto semplice. Io credo che non ci possa essere integrazione se non c'è sicurezza, se non vengono stabilite delle quote di persone che possono essere accettate, accolte, e quindi ai quali possiamo garantire opportunità, una vita civile. Che pensa, civile, tanto per farla ragionare, non di massimo, diritti e doveri. Che pensa dei 4 miliardi spesi per l'accoglienza? No, adesso non è diritti no, e doveri. Io chi, devo chi fare oggi, una chi oggi me la fa fare? Che pensa dei, lasci stare che i soldi vengono dall'Europa, sennò guardi. No, vengono dall'Europa. Ma sì, ma lasci stare tutte queste stronzate. Però allora, vengono dall'Europa. Parliamo di soldi. 4 miliardi spesi per l'accoglienza ai profughi. 600 milioni per le famiglie dire italiane. Una cosa, appena... Oh, la domanda sto facendo, e che cazzo! Allora, cosa ne pensa dei 4 miliardi spesi per l'accoglienza dei profughi? Io ricomincio ogni volta che mi interrompe. Per l'accoglienza dei profughi e per i 600 milioni, al di là da dove vengano i soldi, spesi per i poveri italiani. Mi dice una roba concreta? Visto che io ho dato dei numeri, li sì, dà anche allora, lei. Do una risposta concreta, che è il decreto Orlando Minniti, che è appena stato approvato, il quale come dire, semplificherà per chi, ha diritto di asilo, semplificherà tutto l'iter che oggi è molto lungo e costoso, e invece prevede per coloro che non hanno diritto che vengano poi a loro volta rispediti. Oggi abbiamo il problema che questo processo è un processo che dura troppo tempo e quindi è un costo alto per il paese. Semplificando, riducendo i tempi anche del giudizio, cosa si riducono anche i costi. Quindi chi ha diritto oggi ha diritto di rimanere in questo paese, e ci mancherebbe, lo aiutiamo. Non siamo oggi nelle condizioni di poter ospitare chiunque. Cara bella, la lascio libero di dire ciò che vuole. Io ho fatto una domanda semplice, la ripeto. Mi dica lei, allora, cara bella, visto che le capisce, cosa pensa dei 4 miliardi spesi? Non li spendiamo, li spende l'Europa. Va bene, allora, è tutto gratis e fanculo. Io non so cosa più dire. È tutto gratis. No, vabbè, se li spende l'Europa, li spende l'Europa. È tutto gratis. È beneficenza. Piovono dal cielo. Piovono dal cielo. Il problema è che i soldi all'Europa li diamo noi. Ogni anno 10 miliardi di soldi vanno dall'Italia. Ecco, i soldi all'Europa li paghiamo noi con le tasse. Non è che l'Europa crea soldi, Non è che l'Europa crea soldi. A me fate ridere tante volte, veramente. Diop, i soldi all'Europa arrivano dalle tasche anche dei contribuenti italiani. Anche dalle mie. E quei 4 miliardi, anche delle mie, se fossero destinati magari che vivono e lavorano, pagano, servirebbero le tasse. Per costruire pozzi, per liberare almeno dalla sete i poveri bambini, per costruire ospedali in Africa, per costruire scuola, per dare istruzione, per dare lavoro, per curare in Africa. Aiuteresti 10 milioni di africani, non 180.000 clandestini che vengono in Italia per andare a fare footing la mattina. Questo vale i 4 miliardi di euro dall'Europa che buttiamo per campare clandestini che come parassiti succhiano il sangue del nostro paese. E quando poi trovo una bambina malata di SMA, per la quale la politica non tira fuori 4.000 euro per mandarla in piscina, capisco che quei 4 miliardi sono veramente buttati. E allora la soluzione è una: censimento capillare da nord a sud. Censimento capillare, perché poi le parole dell'esponente del Partito Democratico restano solo e soltanto parole, e chi non è in regola lo mandiamo via. Ma come fai il censimento? Se serve con il la censimento forza, come ma lo fai? Deve restare. Scusa, ma come lo fai il censimento sugli irregolari? Scusa, ma il censimento capillare sugli irregolari come lo fai? Sì, entri casa come per lo fai? Casa. Tu
casa per casa, utilizzi le forze dell'ordine. Abbattiamo le porte. Guarda, tu veramente con questa faccia hai un viso, credimi, hai un viso che assomiglia un pochino, soprattutto quando ridi, a quei fumetti degli anni 70. No, è Candy Barbie. Perché... sai invece tu assomigli a una caricatura in giro, no? La gente tu assomigli a una caricatura mascherato, quello, quando parli di decreti, che è il povero fascista, sai, quando quello che mettono di decreti, scommetto che sotto ci avrai gli anfibi, in giro da solo, vero che c'hai gli anfibi fascista, sotto, povero fascista, dillo a tuo fratello, è vero che porti gli anfibi, povero fascista, dillo a tuo fratello. No, mio fratello, perché tu devi sapere, caro mio, che poi quello che conta nella vita contano i fatti. No, no, conta anche quello che sei. No, non contano solo i fatti. Conti anche quello che sei, contano i valori che porti avanti. Paese, la patria più bella del mondo. Infatti, che voi avete rovinato. Dato che ti stai emozionando, vedo che la voce inizia a balbettarti di nuovo, stai sbiancando anche un pochino. Sto sbiancando. Io penso che sia il momento in Italia. Ah, carabè, ma che stai a dire? Ma per favore, ma mettiti davanti allo specchio e ascoltati. E di passare ai fatti. Censimento capillare. Censimento capillare. Anche le persone come te. Italiani e italiane. Levarsi dalle palle. Nelle ore 12 di domani tutte le porte dovranno essere aperte. Agli italiani in difficoltà. Camerata Carabella si presenterà a raccogliere i vostri nominativi. È difficile capirlo, ma i negri dovranno stare questa. A sinistra. È solo tu, questa. Di là. I bianchi di qua, i terroni di là. Eppure qualche volta Roberto mi ha invitato in studio, quindi verrò in studio e magari riusciamo a parlare faccia a faccia. Che paura che c'ho. Minaccia anche, caro. Vedi che poi l'uomo ma si se vede tu pensi che possa anche soltanto pensare di discutere con un uomo come te, pensi male. Sei proprio fascista. Ne mangio sei alla sei volta, fascista dell'anima. Quindi, la sei fascista dentro. Fascista dentro. Subito con le minacce e il sorriso da pirla. Mi spieghi cosa significa fascista dentro? Che subito dall'alto con le minacce, della tua intelligenza faccia morale. A faccia. Perché l'unico linguaggio che tu conosci è quello della violenza. È l'unico linguaggio che sai parlare, è il linguaggio che parli con loro. Dove ha usato la violenza? È il linguaggio con cui tu dove parli. Ha usato la violenza? Io parlo violenza. Di fatti. Ci vediamo tu in studio così parliamo faccia a faccia. Che cos'è? Che cos'è? Un invito a una sei cena, un confronto democratico su Carabella. Nessuno è pirla qua, Siamo mi mica cosa nati... Significa? Cosa significa che sei violento, dentro? Sei aggressivo, lo spieghi a chi ci ascolta, non sei dai. Rispettoso della diversità, sei violento, sei aggressivo, va bene, vi con loro che hanno opinioni diverse. Vi inviterò in studio così, scusate, ve le dite in faccia e io senza lavorare ci faccio una bella trasmissione sopra, così non lavoro, P38, mi metto voi due a confronto, Simonetta, provvediamo, tiriamo su Carabella, facciamo in modo che lei arrivi puntuale, ve la dite. E così tirate fuori tutto quello che avete dentro. C'è un romano a Milano. Cioè noi vogliamo la Padania libera e fate venire sui romani a Milano. Ma lei c'entra con la Padania? E beh, ma c'è sempre uno che sta più a sud. Lui ce l'ha con gli immigrati e noi ce l'abbiamo con i romani. Che mi stimano, che sai quanto ci costi a noi lombardi, Carabella? Quanto ci costate a noi lombardi? 54 miliardi l'anno per mantenere i nulla facenti i romani. 54 miliardi! Ma non i romani. No, tutti i romani. Devi dire le cosa vuoi stare? Lo sai quanto ci costi? Lo sai quanto ci costi, Carabella? Sai quanto costano i lombardi? 54 miliardi ai lombardi. Cecchetti riprende dopo la pubblicità. Guardi, lei sta facendo quello che sta la figura dello statista stasera, Cecchetti. Io sono uno statista. Ah, lei è uno statista. È lei che mi ha lanciato, quindi io sono uno statista, grazie a voi. Bisogna vedere dove è andata a finire dopo che l'ho lanciata, Va bene, lasciamo stare. Torniamo dopo la pausa. Allora, tra poco, prima dell'appuntamento con Vittorio Feltri, vi ricordo che vi mostrerò anche le manifestazioni e le voci dell'appuntamento che c'è stato a Milano, la marcia pro migranti. Però c'è questo aspetto segnalato da Cecchetti e da molti, per la verità, ma segnalato qui da Cecchetti, della presenza, insomma, di quelli con la puzza sotto il naso. Cosa intendevi?
No, volevo sapere l'elenco, se poi è di disposizione è della vostra. Elenco, cioè, un lungo elenco di persone. Un po' di nomi, ribadisco, adesso ve li facciamo vedere. Ribadisco, quello, ecco, che li ha definiti, quello che li ha definiti così è Luca Ricolfi, che è un sociologo, ecco, che insegna Ricolfi all'Università di Torino ed è di sinistra, che ha detto questa è la sinistra col portafoglio pieno, che probabilmente non conosce i problemi, perché i problemi li conoscono tutti, però non ha questo tipo di problemi, cioè i problemi che hanno tutti quelli che vivono nei quartieri degradati, quelli che vivono nelle case popolari, e allora pensano che i problemi siano solo quelli che sono stati portati in piazza sabato. Allora questi si occupano dei migranti, ma non si occupano di quelli che sono in difficoltà, cioè gli italiani. Non sanno che ci sono italiani, lombardi, milanesi, che non tirano il primo giorno del mese, e questi, guardali, pieni di soldi, sono lì a dire no, però siamo d'accordo. Poi, uno di questi è il presidente del Senato Grasso, che ha detto senza integrazione non è possibile risolvere i problemi, anche il terrorismo, e si è presentato alla manifestazione con 10 agenti di scorta. Questo va in giro con 10 agenti di scorta, ci credo che non ha i problemi di quelli che passano da stazione centrale e rischiano di essere accoltellati, come è successo settimana scorsa. Diop, gli italiani sto parlando di questi, eh. Ignoranti, razzisti o dimenticati? Allora, una battuta prima su quello che diceva lui prima. Allora, ha parlato di Grasso con 10 agenti della scorta. Ricordiamo che il giorno stesso della manifestazione di Milano, la mattina, il signor Salvini si è presentato a San Siro con 10 poliziotti, altrettanti giornalisti, per fare quello che sa fare meglio, seminare odio. È stato cacciato via dagli abitanti del quartiere. Ok, quindi detto ciò... Ma io ti ricordo che il giorno prima della tua manifestazione un tuo amico ha sgozzato sotto la metropolitana 3 agenti delle forze dell'ordine. Ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, dai, facciamo... Quando parla non capisco bene, non so se è un problema mio o... No, perché parla romano. Non capisci, vero? Ah, impara l'italiano, dato che sei in Italia, impara l'italiano per bene e vedrai che mi capirai meglio. La lingua che parlo fino adesso, qual è? Cinese? Sto parlando cinese finora? È questione di accento. Ma tu sei un simpaticone, guarda. Guarda, quasi quasi quando viene lei qui in trasmissione verrò anch'io. Aspetta, sono geloso è geloso per i capelli. Guarda, voglio riconoscerlo. È geloso per i capelli, lui si arrabbia perché è geloso dei capelli. Gli piacerebbe, ma invece... Va bene, non fate battute sui capelli, adesso sono siete un po' troppi proprio... sono sudati, non sono belli, no. Sembrano un po' unti. Unti, sì. No, ma vabbè. Sembrano un po' unti, sì. Vabbè, Poletti, ricordiamo ancora quei signori. No, ma scusate, però pieni ci di sta, soldi che ci sta, gli avete fatto la battuta sui capelli e lui ha giudicato i vostri, cioè, ha detto un po' unti, magari qualcuno lo può pensare veramente. Ha detto che era angeloso, basta. Certo. Carabella, può finire il suo ragionamento? Può finire il suo ragionamento? Assolutamente, assolutamente, Roberto, certo. Dai. Finisca sto ragionamento, allora. Lasciatelo parlare. E dacci il ragionamento, Sciro. Niente. Carabella, no, le chiedevo di fare il ragionamento. Forse è una domanda complicata. Ah, me avevo capito che doveva finire Diop. No, Diop aveva interrotto, quindi toccava a lei. Perché non capivo bene. Anche ancora se Diop. In italiano. Diop. Non me lo faccia dire, Diop, eh? Prego. Quello che dicevo a Diop, che dato che lui parla di Salvini che è andato allo stadio con gli agenti di scorta il giorno prima della manifestazione, vorrei ricordare che il giorno prima della manifestazione, quartiere di Milano, il giorno prima un italo-tunisino che abbiamo anche ha tentato di sgozzare 3 agenti delle forze dell'ordine sotto la metropolitana, quindi quella manifestazione andava annullata. Era figlio di un italiano, attenzione. Sì, allora qualcuno ci ha provato a dire annullate la manifestazione. Perché è un episodio. È un episodio grave sul quale non dobbiamo. È un episodio grave che va condannato, ma non va strumentalizzato. Questa roba non c'entra niente con la manifestazione. La maggior parte del reclutamento non c'entra niente con la manifestazione. Quindi bisogna
condannare terroristi, un episodio avviene nelle carceri. No, però noi qua continuiamo a condannare. E lui abbiamo anche condannato se settimana italiano, scorsa, quindi si è abbiamo condannato ieri. Carceri, qui la gente in Europa continua a morire e noi condanniamo e utilizziamo i gessetti colorati. E quindi cosa bisogna perché fare? Con i gessetti colorati, cosa bisogna fare? Me lo dica lei. Facciamo le manifestazioni come sabato? Ma cosa ha risolto la manifestazione di sabato? Cosa ha risolto? Per voi non ha risolto niente. Cosa per ha risolto? Sì. Per voi non io ha risolto 700 niente. Mila poveri in Lombardia. Per te cosa ha risolto? Chiop. Cosa ho risolto? Che nome strano che hai, Chiop. Allora, io faccio una domanda. Faccio una domanda, un ragionamento. Allora, perché tu, italiano, ti puoi svegliare un bel giorno, prendi il tuo passaporto, mi faccia finire, prendi il tuo passaporto, che ha ovviamente il colore giusto, tu puoi andare ovunque a lavorare, a fare le vacanze, a fare quelle che vuoi, tu puoi prendere il tuo passaporto, andare ovunque nel mondo. Ma perché tu italiano lo puoi fare e io senegalese non posso andare da un'altra parte? Ecco, vedi, qui va ragionato anche da un altro punto di vista. Allora, in Italia, fino negli anni 90, non c'era il visto d'ingresso per i senegalesi. Allora, cosa succedeva? I senegalesi venivano, facevano un tot di tempo e se ne tornavano tranquillamente a casa. Quindi, vedete, la politica della restrizione, del militarismo. Quello che succede agli italiani che vanno negli Stati Uniti, quelli che vanno negli Stati Uniti, se io vado a New York e sto là più di tre mesi, non si riesce a fare questi mi prendono, mi cacciano via. E elaborato. Non è il discorso allora, serio. Piace questo. Ma non stai dicendo delle cose non vere. Stai dicendo cose non vere. E vedi se un italiano pieno, un lavoro e un permesso per entrare, allora lo porto come lo rispediscono a casa. Che approfondiamo. Allora, adesso ne approfondiamo perché ha ragione Diop. Stava introducendo un argomento, ma io non ho più tempo perché poi devo far vedere le immagini della manifestazione. Manifestazione e Feltri, dove andare? In questo momento vi dico di andare a casa perché poi continuo con altri ospiti. Quindi ringrazio da Roma Simone Carabella, ci rivediamo. Io spero, se i miei organizzano, grazie a te, Roberto. Grazie anche a tutti. Qua in studio, dove si è prenotato la stessa sera che ci sarà Carabella, Liu Diop dell'associazione dell'associazione Sunugal. Ci sarà anche Augusto Schepati del Partito Democratico. A quel punto io non devo fare niente, mi metto qua e mi godo lo spettacolo. Noi andiamo a bere un caffè. No, ma io devo fare lo statista, ma poi anche lui lo alla statista fine. Beve il caffè. Coppoletti. La vita è fatta di caffè. Coppoletti, ecco. Grazie anche allora Schepati, l'ho ringraziato. Grazie anche a Cecchetti della Lega. Grazie a voi, buonasera. E allora, dopo la pubblicità, restate qua, vi mostro dentro la manifestazione cosa dicevano e cosa non dicevano, anche tante voci, insomma, che vi faranno un po' arrabbiare, e arriva anche Feltri. Tutto questo tra poco. Eccomi. Allora, tra poco vi mando le immagini della manifestazione di Milano, ma adesso volevo parlare di altro. Lo faccio con Claudio Londero, che saluto, mio vecchio amico, ciao. Uno degli organizzatori del primo exhibition match Andrea Stefanelli, che si terrà a Castelletto di Branduzzo il 28 maggio, cioè domenica, all'autodromo. Che iniziativa è? Parlacene, Claudio. Dunque, niente, questa è un'iniziativa che parte dalla famiglia Stefanelli in particolare, in ricordo della scomparsa di un loro caro Andrea, che praticamente era un grande amante di questo sport, il drifting, a cui lui dava praticamente la sua vita, ci impegnava tutti i giorni, era sui motori a cercare di dare il meglio di sé in questo sport che praticamente non vince chi arriva primo, ma premia l'abilità del pilota. È una cosa individuale. Andrea ci metteva veramente tanta passione. Andrea, che è un giovane che ci ha lasciati prematuramente, la sua famiglia ha voluto dedicargli questo evento. Vediamo anche il manifesto, che seguiremo anche con Intelligo TV nel dettaglio, ma da questo evento, che è un evento
di una disciplina particolare, perché la disciplina si chiama drifting, nasce negli anni 70 in Giappone e poi è stata esportata in tutto il mondo, in tutta Europa. È una roba che si fa con le macchine ed sì. Era la passione di Andrea Stefanelli. Da questa passione di Andrea Stefanelli nasce il Memorial Andrea Stefanelli, per ricordare Andrea, ma anche per fare del bene. Quindi sì. Se possibile, o vi sintonizzate quando lo trasmetteremo in televisione, o in ogni caso partecipate, o in ogni caso fate tesoro anche del fatto che si può fare del bene. Come? È la cosa che accomuna proprio questa manifestazione, lo voglio proprio precisare, è l'amore per questo sport ancora pulito, e tutte le persone a cui hanno partecipato per questo evento l'hanno fatto soltanto con ricordo, nel ricordo di Andrea e nell'aiutare tantissime altre persone che hanno dei problemi in famiglia. E infatti c'è una Onlus che si chiama RTS Onlus. Bravissimo. Che sarà presente per farsi conoscere, è un'associazione che lavora tutti i giorni, tutti come i mi giorni. Raccontava Claudio, per trovare metodi, strategie, terapie e cure per aiutare i bambini e le loro famiglie. E certo, è una sindrome. Ed è partito tutto che da tre donne. Sindrome di Rubinstein-Taibbi, che ho pronunciato sì. Malissimo, praticamente sconosciuta, che si manifesta in un caso ogni 125.000 nascite, e qui si raccoglieranno fondi. Per questa roba. C'è qui da precisare una cosa, che è tutto totalmente gratuito, dalle 10 del mattino alle 17. Certo, è gratuito, però io lo dico, se potete aiutare queste associazioni che si occupano delle malattie rare, che molto spesso il pubblico dimentica, il pubblico come servizio sanitario, si fa anche del bene. È vero che è gratis, ma è vero anche che ogni tanto bisogna mettere mano a un portafoglio. Chi vuole conosce quelli dell'associazione e gli dà una mano. Chi non vuole ha conosciuto una situazione in memoria di Andrea Stefanelli. E soprattutto questa cosa, Roberto, la devo dire, conoscerà veramente tante persone che dalla loro sofferenza vogliono aiutare gli altri, ed è questa cosa qua che è alla base di tutto. Ed è una cosa molto importante. Grazie a Claudio Londero, grazie. È un ottimo amico. Non vi posso dire che Lavoro Fama fa anche un lavoro importante, a tutti quelli che fanno il suo lavoro, che non dico che lavoro è, io faccio un in bocca al lupo, perché ci aiutano e ci proteggono. Finita lì. Andiamo, grazie Claudio, accomodati di là, andiamo ai miei titoli, perché il titolo è di nuovo quello di prima, e quindi la piazza per gli stranieri e la pizza intesa come schiaffo agli italiani, e allora, per chi la legge così, e allora andiamo con Fabio Abati alla manifestazione di Milano, e noi ci rivediamo dopo la pubblicità, perché c'è Feltri, c'è tutto, c'è questo, c'è quello, vai. Con che spirito si viene oggi in manifestazione? Sicuramente uno spirito di gioia e tanta voglia di dire che è possibile trovare delle soluzioni all'accoglienza e a chi viene nel nostro paese. E poi altri temi da discutere e dibattere, che sono fondamentali per tutti noi. Il tema della cittadinanza, perché abbiamo una legge ormai vecchia che non è più funzionale all'oggi. E poi tante altre questioni sempre relative all'immigrazione, che un paese ormai plurale come il nostro deve saper affrontare. È un modo per esprimere un approccio diverso da parte dell'Unione Europea al tema dei migranti e dell'immigrazione anche in generale, in quanto debba essere visto come risorsa, potenzialità, e non come paura e timore, cosa che purtroppo spesso viene strumentalizzata. Vogliamo un'Italia che senza discriminazione, senza muri, senza razzismo, perché l'Italia è bella e diventa brutta quando è razzista. Da milanese, ha spavento un po' aprire le porte in maniera indiscriminata, oppure non c'è problema, Milano è aperta a tutti? Assolutamente, Milano deve essere aperta a tutti. Documento!
documento tutti, documento tutti, documento. Siamo arrivati in Italia in 2015 e abbiamo imparato la lingua italiana e abbiamo imparato le cose, facciamo un po' di cose di aiutare i bambini a fare i piedi bus. Tutti, 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 documento tutti, documento tutti, documento Italia, documento Italia, documento solo, 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 solo. In Lombardia si è ancora disposti ad accogliere, come dire, in maniera consenziente, senza discutere queste persone, questo problema, questo flusso migratorio, o c'è un po' di ipocrisia? Guarda, io penso che la cosa importante sia fare accoglienza diffusa, perché la gente ha paura o è razzista, ma quando li conosce vede che sono come i loro figli e quindi cambia idea, li aiuta e loro possono lavorare insieme, perché la cosa importante è riuscire a farli lavorare e a stare insieme a noi. E la percezione cambia nettamente, perché quello che passano i media non è quello che c'è in realtà, mentre la società civile si sta muovendo tantissimo, molto più nelle istituzioni. Anche io voglio dire che i neri e i bianchi siamo tutti uguali, poi siamo uguali. Abbiamo organizzato una operazione, diciamo così, Natale in famiglia. Abbiamo cominciato a dire alle famiglie di portare a casa i ragazzi a due, tre per volta, così le famiglie li hanno conosciuti e hanno intessuto delle relazioni e adesso li stanno seguendo e li aiutano a inserirsi nel territorio. Si parla di accoglienza diffusa, ma si arriverà mai al punto che ci sarà bisogno che tutta la gente, tutte le famiglie si sentano coinvolte in questa operazione di accoglienza? Guarda, i ragazzi che arrivano sono pochi in confronto in realtà al numero che noi siamo e non sono aumentati di così tanto, e noi abbiamo bisogno di ragazzi giovani che lavorano, loro sono una risorsa, non sono un problema, loro sono molto motivati e hanno voglia di lavorare, hanno voglia di fare, e quindi loro portano per noi braccia, teste, idee, e il mix tra noi e loro è inevitabile. Il mondo sta andando in questa direzione, quindi non si tratta di scegliere di accogliere o no. Dai. Noi accoglieremo per forza e quindi prepariamoci a farlo bene. Quindi oggi sì, è stato italiano. Vuoi rimanere in Italia? Sì, sì, voglio rimanere qua se ce l'ho il documento. Ma questo è il problema, non abbiamo i documenti e ce l'abbiamo il documento. Quella di razzista, io penso che i razzisti che sono... No, non posso insultare, ma sono ignoranti, non devo giudicare la gente che noi siamo i neri, siamo cattivi, e anche sono i neri cattivi, anche i bianchi, anche se sono i bianchi cattivi ancora, ma noi che siamo qua non siamo cattivi, siamo venuti qua perché in Africa tutti sanno che c'è la guerra lì e c'è tanti problemi lì, quindi siamo qua per, stiamo cercando di pace. Da milanese, da cittadino, l'accoglienza come dovrebbe essere secondo lei? Ovvero c'è un po' di ipocrisia, no? Tutti dicono accogliamoli, però insomma non proprio sotto il mio balcone. Lei cosa pensa? Si parla anche di una come dire, di un'accoglienza quasi famiglia per famiglia. Lei cosa ne pensa? Ma se ci sono le possibilità di farlo, l'accoglienza famiglia per famiglia, non c'è nulla di problematico, anzi è un'opportunità di accogliere persone che si trovano in una situazione di complessità. Se ci sono gli spazi per farlo, anzi lo vedo come risorsa. Lo farebbe, per esempio? Io lo farei sicuramente, guardi, lo sto prendendo in seria considerazione. Io abito in un quartiere periferico, ne faccio parte e credo a questa cosa, e penso che l'Europa nel suo complesso, altre città europee importanti come Barcellona, Berlino, hanno affrontato questa tematica in maniera chiara e senza nessun tentativo di speculare ogni volta che se ne parli. Non ci sono difficoltà di alcuna sorta, se si vuole agire in un'ottica propositiva. Milano è pronta? Ma penso proprio di sì. Con le dovute cautele, io penso che una città come Milano dovrebbe essere aperta. Poi se lo sia veramente, se sia in grado di accoglierli in modo civile e umano, quello è un altro discorso. Questo non posso stabilirlo io se siamo pronti a fare questa cosa. Da un punto di vista ideologico, ovviamente, sono d'accordo nell'accogliere chiunque abbia bisogno. Milano, secondo lei, è pronta a fare ancora di più?
Milano ha fatto tantissimo, Milano è pronta, Milano poi con i nuovi patti e le nuove discussioni che si stanno facendo non è più sola, si sta cercando di adottare questo modello diffuso di accoglienza che supporterà Milano e non graverà solo sulla nostra città. Quanto sarebbe disponibile una famiglia milanese tipo ad accogliere uno, due migranti per un periodo naturalmente determinato e quindi mettere in gioco se stessa, le sue abitudini, il suo tram tram quotidiano? Quanto c'è questa disponibilità? Ma tutto sommato è una città aperta relativamente, anche se ci sono delle posizioni diverse e così via, sì, abbastanza diciamo. Lei ha fiducia nel suo prossimo? Speriamo, insomma. No, io dovrei essere pessimista per l'età, però. Non sono tutti leghisti milanesi? No, non sono tutti leghisti e forse c'è anche qualche leghista che uscirebbe di carreggiata se vede che c'è un'atmosfera diversa. Sia all'interno del mondo cattolico e anche del mondo laico ci sono diverse persone, cittadini e cittadine anche normali che partecipano all'accoglienza, da chi distribuisce nelle mense, da chi fa interventi sia con progetti ma anche non con progetti all'interno dei centri di dove ci sono i richiedenti asilo. Io sono dell'avviso che le persone, anche se povere ma oneste, che rispettano le leggi, possono essere tranquillamente accolte. Se io vado in un paese estero, io mi adeguo, rispetto le leggi del paese dove mi ospitano. Chi viene in Italia deve rispettare le leggi italiane, che poi tra l'altro sono leggi europee e leggi mondiali. Secondo lei mediamente i migranti che arrivano nel nostro paese le rispettano le nostre leggi oppure no? Pochissimi, pochissimi, perché io sono convinto che i rifugiati, di rifugiati che scappano dalla guerra, ce ne sono pochi. È tutta un'organizzazione che serve solo a fregare soldi e che questi soldi, se venissero distribuiti alle persone che veramente sfuggono dalla guerra, sarebbe una cosa ottima. È accaduto un fatto grave in stazione centrale due giorni fa, c'è chi sosteneva che questa manifestazione era il caso addirittura di annullarla. Lei cosa pensa? Ritengo che non ci sia alcun nesso con quanto accaduto alla stazione centrale, è un tema completamente differente, è una problematica di ampio respiro e sul futuro generale di quelli che saranno gli obiettivi europei. Quanto accaduto l'altro giorno è un ennesimo tentativo di strumentalizzare, ma non c'è alcun nesso rispetto a quanto accaduto. Capzioso come atteggiamento, dopodiché è ovvio che il problema dell'integrazione è un problema di civiltà del paese che accoglie, quindi lavoriamoci, insomma. Lavoriamoci. Per lei è suonato un campanello d'allarme coi fatti di stazione centrale di due giorni fa oppure è un fatto di cronaca? È stata gonfiata da chi ha convenienza a gonfiare queste cose, a far reagire la gente in modo così poco ragionato e più di pancia, per cui mi sembra la solita messa in scena per gonfiare, per istigare la gente a cose sbagliate, insomma. Beh, l'episodio però non si può ridurre a qualcosa legato alla marcia. Quell'episodio è grave, un episodio però che non va strumentalizzato per ostacolare quello che si sta facendo invece su un altro piano. Non confondiamo i piani. Supponiamo che ci fosse stato un attentatore con la bomba oppure con la cintura esplosiva, eccetera, e fare il loro lavoro sporco, eccetera. Anche in questo caso bisogna venire in manifestazione per l'accoglienza, perché è una posizione dello spirito, insomma, io ho una certa età e quindi ragiono in un certo modo. Rispetto ai fatti di stazione centrale di qualche giorno fa, avrà visto, no? Questo ragazzo col coltello. Questa manifestazione si doveva comunque fare, alcuni dicono che era il caso di sospenderla. No, quello non c'entra niente, quello è un inconveniente che è capitato però rispetto alle leggi italiane che non vengono rispettate, perché quello, da quello che la stampa dice, proviene da una famiglia che sono
che non rispettano le leggi, e lui non rispettava le leggi perché era uno sfacciatore. Quindi non doveva essere lì, in quel posto, che adesso l'abbiamo preso, è in galera, dov'è, agli arresti, dov'è. Però fra poco sarà fuori un'altra volta perché le leggi glielo permettono e rivediamo le stesse cose. Ecco, con oggi secondo lei si celebra il modello Milano dell'accoglienza? Beh, sicuramente si vuole dire che Milano sta proponendo, ha proposto, ha fatto delle cose che possono essere riprese e migliorate per tutto il paese. Altre voci sempre raccolte da Fabio Abati per quanto riguarda la manifestazione pro-migranti del 20, e poi preparatevi, seduti in poltrona, perché arriva anche Vittorio Feltri. Vai regia. Stiamo cercando di consegnare un cartello al sindaco, prima ci abbiamo provato, siamo alcune famiglie della città, prima c'è stato un po' di trambusto incomprensibile, ma non c'è problema, succede in manifestazione. Vogliamo dire al sindaco che il corteo è contro Minniti e Orlando, il corteo è per i diritti per tutti e siamo contenti che lui sia qui se farà queste cose, altrimenti è un racconto. Sindaco! Sindaco! Sono Minniti Orlando, sindaco! Un cartello dai bambini, sindaco, nessuna persona illegale! Illegale! Nessuna persona è illegale! Ascolta! Non minacciare! Lui minaccia! Ciao, tu come ti chiami? Ciao, Pier Francesco. Sindaco, sindaco, la residenza! Sindaco, sindaco, la residenza! Molte persone, non solo migranti, anche gli italiani che vivono in un alloggio senza titolo, non hanno, a causa delle leggi italiane, la possibilità di avere la residenza. Hanno problemi a mandare i bambini a scuola, hanno problemi ad allacciarsi all'acqua, alla luce e al gas, e quindi magari poi i vicini si arrabbiano perché non pagano le bollette. Questo è un paese in cui la legalità è impossibile. Il sindaco può decidere di dare residenza a queste persone. Ci sono tantissime persone, migranti o italiane, che non hanno la residenza e che fanno fatica ad avere il medico di base e devono affidarsi ai bulmini di emergency. Quindi se si è antirazzisti veramente lo si può fare. Nessuna persona è legale! Nessuna persona è legale! Mio figlio voleva
consigliare un cartello al sindaco, però non ci hanno permesso di consigliarlo sto cartello, che praticamente ogni persona non è illegale, cioè ogni bambino, siamo tutti figli, esseri umani, siamo tutti bimbi di tutto il mondo, ecco. Sono del Marocco, cittadina italiana, senza casa, senza lavoro, ecco. Secondo te Milano è una città accogliente? Accogliente mica tanto, cioè se si da anni senza un lavoro, senza un tetto, dimmi lei. Allora, com'è finita? Siete riusciti a consegnare il cartello al sindaco? Sì, ci sono due famiglie che oggi hanno partecipato al corteo in testa, nell'ospezione Nessun Bambino Illegale, che si collega al movimento antirazzista che era in piazza con le parole d'ordine Nessuna Persona Illegale, e hanno detto al sindaco che lui, oltre a partecipare alla manifestazione, può fare cose concrete, la residenza per tutti, la residenza fittizia che il comune può dare domani mattina, e la disobbedienza alla legge Minniti Orlando, che è una legge ingiusta, che si può fermare se gli enti locali e la società civile ci si oppongono, così come in parte fu bocciata la Bossi Fini, ed è una legge che, come la Bossi Fini, è discriminatoria. Io sono molto contento di oggi, so benissimo che non tutti la vediamo allo stesso modo, lo so benissimo, ma voglio dirvi perché io sono qua e perché io sento che sia giusto essere qua oggi. Fondamentalmente perché io lavoro ogni giorno per la costruzione di una grande Milano, del successo di Milano, ma tutto ciò non avrebbe senso se si vedesse anche in un solo momento che, a fronte di questa corsa a diventare più grandi, si perde l'anima solidaristica. La mia promessa, la mia prima promessa è questa: io cercherò di fare Milano grande, ma starò molto molto attento che non prevalga mai un cinismo che non è la nostra città. Di fronte a un tema epocale come quello delle migrazioni, non si può girarsi dall'altra parte. Guardate, qualcuno mi ha detto: ma perché dopo quello che è successo in stazione e dopo il ferimento degli agenti non avete pensato di annullare la marcia? Io sono convinto che gli agenti stessi, gli agenti feriti che hanno fatto il loro lavoro, se l'avessero chiesto gli avrebbero detto di fare la marcia, di essere qua tutti noi insieme. Io ne sono convinto, perché questo tema, il tema dell'emigrazione, ci riguarderà, riguarderà la nostra vita, le vite dei nostri figli per le prossime decadi. Allora, io mi voglio sentire un costruttore, ma un costruttore di ponti, non un costruttore di muri. Non voglio essere uno che si mette lì e guarda e sogna un qualche strano mondo ideale e si gira dall'altra parte. Io vi prometto solo questo, che non mi girerò mai dall'altra parte rispetto ai problemi e rispetto agli ultimi. Farò il meglio, probabilmente, sicuramente non riuscirò a fare abbastanza, ma non mi girerò mai dall'altra parte. Grazie a tutti voi per essere qua. Milano è casa mia. Sulle mani su, sulle mani su, tutti sulle mani su. E dite qui nessuno è straniero. Ancora sulle mani su, sulle mani su, su. E tutto lo scherzo, non ci stiamo cascando. Scusa, ma di che stiamo parlando? Scusa, ma di che stiamo parlando? Milano, che è la capitale economica d'Italia, però è anche la capitale morale, e moralmente deve poter accogliere e deve accogliere i diversi, accogliere le speranze di chi parte da situazioni disastrose, di pericolo di vita, di speranza in un nuovo futuro, e Milano accoglie e dà la possibilità a tutte queste persone di una nuova speranza nel futuro. Certo è che una città come Milano ha la possibilità di dare molto di più degli altri, ed è sempre stata storicamente
una città traino nei confronti delle città limitrofe o anche delle evoluzioni che poi avvengono in Italia a livello generale. Quindi secondo me Milano ha ancora molto da fare, sicuramente deve poter dare un messaggio chiaro rispetto a quelli che sono i temi dell'accoglienza, della speranza, del futuro di coloro che hanno più bisogno, di quelli che vengono qui con effettivamente la necessità di ripartire. È chiaro che Milano ha dato tanto ed è venuto il momento che anche gli altri diano qualcosa. C'è ancora il concetto del fatto che non siamo tutti uguali, che ci sono cittadini di serie A, cittadini di serie B, e che spesso però quello che succede per chi nasce in paesi con più difficoltà rispetto all'Italia è che vengono discriminati semplicemente per la loro origine. Parliamoci chiaro, qui parliamo di persone che scappano da guerre piuttosto che da condizioni economiche molto disagiate. Per arrivare qui in Europa, la loro Eldorado, in particolare in Italia, è trovare una vita migliore. Ebbene, noi ci chiediamo perché oggi invece, in base alle origini, dobbiamo discriminare una persona piuttosto che un'altra. Possiamo parlare di immigrato se una persona viene da uno stato sviluppato? Non chiameremo mai come immigrato, come problema, una persona che viene dalla Norvegia piuttosto che dalla Finlandia, quindi piuttosto che dall'America, dagli Stati Uniti d'America, per trovare un futuro migliore, perché in genere questo non succede. Noi non riconosciamo in un giapponese o in un coreano un problema. Invece quello che succede è che quando una persona viene da un paese che ha difficoltà, un paese in guerra, ecco che questo paese in guerra noi lo etichettiamo, questa persona diventa figlia di una patria minore. Quello che noi vogliamo rimarcare oggi è che siamo tutti cittadini del mondo, che siamo tutti con uguali diritti e che la presenza oggi di così tanta gente dimostra che Milano può fare molto, sta facendo molto e farà ancora tanto. Io credo che il problema più grosso sia quello di passare dall'accoglienza intesa come momento di accoglienza emergenziale all'integrazione vera e propria. Questo è il problema a cui dobbiamo dare una risposta. E cosa lo blocca secondo lei? In parte la difficoltà oggettiva e la complessità del problema, anche perché credo che una scelta di un intervento organico che porti all'effettiva integrazione sia molto più radicale e difficile quindi da accettare da parte di chi vuole conservare i suoi privilegi. Però io credo che si incomincia a prendere coscienza che non è un problema che si può ignorare e che soprattutto non è un problema momentaneo. Dico, è una questione di cambiamento strutturale della nostra società. Io credo che tutti dovremmo fare qualcosa di più, perché non si possono fermare le persone che scappano, che cercano un modo per sopravvivere, e quindi non si può trattarli come dei delinquenti, stanno solo cercando una via d'uscita dai loro problemi che abbiamo causato anche noi con le nostre economie di rapine. Vabbè, nel corso degli anni abbiamo pensato solo a fare soldi e poi adesso il benessere è qua e tutti vengono qua, ma hanno il diritto di farlo. Non diamo la colpa a tutti gli stranieri, perché sono qua perché hanno bisogno di aiuti. Come dobbiamo dare una mano a loro, la devono dare a noi, perché noi abbiamo anche un tasso di disoccupazione e questi quando vengono qui si adattano a tutti, a tutto, noi un po' meno, però giustamente la gente è stufa perché dicono come, loro danno una mano a noi no. Io non sono razzista, anzi benvengono perché sono persone umane come noi, però come danno una mano a loro devono darla anche a noi.